Francia. La Grande Guerra, come ha detto l'avvocato Messere, presentatore dell'appuntamento culturale di Sant'Angelo in Grotte, è stato un momento di rottura epocale tra due periodi storici. Nel 1915 entrava in guerra un'Italia contadina e arretrata. Ne venne fuori un paese che ambiva alla modernizzazione sociale, culturale ed economica. Tutto anche attraverso le contaminazioni tra soldati del nord e del sud Europa. Si è parlato anche di questo nell'appuntamento organizzato dalla Proloco di Sant'Angelo in Grotte in occasione del centenario dell'entrata in guerra dell'Italia, con l'intervento di due relatori, lo storico Emiddio Izzi, autore di vari studi sulla Grande Guerra, e l'ex parlamentare Franco Narducci, esperto in cultura dell'emigrazione, che ha raccontato come tanti giovani tornarono addirittura dall'estero, dove erano andati a lavorare, per venire a combattere in difesa della loro patria. Un nome, quello di patria, purtroppo cancellato dal linguaggio corrente. La Prima Guerra Mondiale, definita dagli storici anche la Grande Guerra, determinò la costruzione di una coscienza nazionale, indispensabile e senza altro condizionamento per poter entrare nella società delle nazioni. Organismo internazionale fondato nel 1919 e finalizzato al mantenimento della pace nel mondo, al di là e in contrapposizione ad ogni forma di barbarie che è l'esatto omologo degli ismi che si impossessarono nel primo Novecento, subito dopo il tormentato periodo del dopoguerra, nascono i totalitarismi in Europa, mentre in Italia è il ritorno all'emigrazione. Si verifica un significativo flusso migratorio transoceanico. Vi è da dire che il fenomeno veramente incomprensibile per certi versi e sorprendente è il ritorno di oltre 400.000 emigrati di vecchia emigrazione di fine post-unitaria per combattere nelle file dell'esercito italiano. Certo che il governo italiano aveva provveduto a rilasciare oltre un milione di cartoline di precetto, però insomma è sorprendente che una così grande colonia di nostri emigrati, non solo dai paesi dell'impero centrale, quindi Ungheria, ex allora non Jugoslavia ma paesi dell'est, ma anche dall'Argentina e da oltreoceano. Volente o nolente, ogni famiglia italiana ha avuto un emigrato e l'emigrazione e la Grande Guerra sono due fenomeni che hanno caratterizzato enormemente il destino di questo paese, che hanno lasciato anche una grande eredità, perché nonostante l'astio e la rabbia di chi andava via in condizioni veramente disastrose, senza nessun tipo di assistenza, però dall'estero rinasce questo sentimento di affetto, di amore verso la patria lontana, e questo spiega in parte le comunità che si riorganizzano, le società di mutuo soccorso, e spiega in parte, ecco, questo afflusso di nostri connazionali emigrati per andare a combattere sul Carso, come si disse allora, carne da cannone per il Carso, per il Piave e per il Trentino Alto Adige.